Eccoci qui. Buonasera Marcello. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Buonasera a tutte e a tutti. E siamo arrivati all'ultima puntata di Dark Side. Lo diciamo con un po' di dispiacere, forse, ma anche di Un orgoglio. velo di malinconia per come Un tutte velo le di cose che malinconia, eh. finiscono. Più che dispiacere, un velo di malinconia. Abbiamo iniziato con questa iniziativa il 7 maggio. Buonasera Cristina, ciao Andrea, ciao Daniela. Abbiamo cominciato, ecco, il 7 di maggio ricordiamo un attimo, facciamo un riepilogo così, vediamo se ce li ricordiamo in ordine, con Stefania Limiti, poi abbiamo avuto Monica Zornetta. Abbiamo avuto Walter Biscotti con Giorgio Sturlese, e abbiamo avuto Giovanni Fasanella, poi abbiamo avuto Andrea Ceresini e Guido Guido Salvini, Salvini. abbiamo avuto Paolo Morando e Giacomo Pacini, abbiamo avuto Edoardo Montolli e Fabio Schembri, e tutti questi nostri ospiti li ringraziamo ovviamente per averci permesso di mettere in piedi un format che sembra abbiate apprezzato. Buonasera Andrea, ciao Salvatore, ciao Davide, ciao Venavi. Siete, diciamo, ormai ci siamo abituati alla vostra Nostri presenza. fedelissimi sono i Esatto, fedelissimi. fedelissimi, ci fa davvero tanto piacere, anche soltanto virtualmente, avervi conosciuti e avervi dato la possibilità di passare del tempo insieme in questi giovedì. Siamo partiti in piena pandemia, ne stiamo lentamente e difficilmente uscendo fuori, e sicuramente la prossima stagione di Dark Side la riproporremo in un clima, ci si augura, più sereno. Marcello, chi abbiamo questa sera? Stasera chiudiamo con il botto, davvero, perché stasera ospitiamo uno dei più importanti esperti italiani, non solo di tutto quello che riguarda il cuore di Dark Side, quindi delle stragi, degli aspetti più oscuri della Repubblica, ma anche uno dei maggiori esperti italiani di intelligence, di servizi segreti. Non ho problemi a dire che, per quanto mi riguarda, è stato ed è un punto di riferimento scientifico per i suoi libri, per i suoi scritti. Sto parlando del professor Aldo Giannulli, che è un'autorità assoluta nel campo e Abbiamo con il deciso quale. di chiudere proprio in bellezza. Sì, in bellezza con lui e per trattare anche un tema. Intanto, scusa, faccio una piccola parentesi, mando un bacio virtuale a Cristina Marcadella che dice: ci mancherete anche voi, ci mancheranno questi appuntamenti, ma Buonasera state Daniela. tranquilli perché dopo l'estate torneremo. E stasera parliamo, ecco, ora io devo mettere i puntini sulle i perché sennò. E posso raccontare, visto che stasera è l'ultima puntata, possiamo essere anche un po' più, come dire, un po' più free. Racconto un. Io mi dissocio, non mi sono No, messo niente di in particolare. No, però gioco. racconto un piccolo retroscena. Quando, ci siamo sentiti con il professor Giannulli per mettere giù la scaletta della puntata e quindi per mettere un po' giù gli argomenti, parlando dell'argomento di stasera, lui mi ha detto: no, attenzione, non è un servizio segreto, è una unità operativa. Quindi io parto da questa definizione. Per quello che noi conosciamo e voi tutti conoscete convenzionalmente come l'anello o noto servizio, che però in realtà, e il professor Giannulli ce lo racconterà, non ha un nome convenzionale, è ecco, un'unità operativa, un'entità, chiamiamola così, che ancora non ha avuto un suo primo inquadramento storico, ma per il momento non ha ancora dei connotati precisi. Ci sono ancora diversi aspetti. Stasera proveremo anche a rendere un po' più chiaro l'identikit di questa entità.
Ecco, allora a questo punto direi che è giunto il momento di far entrare sullo schermo il nostro ospite e diamo il benvenuto ad Aldo Giannulli. Buonasera Aldo. Buonasera. Buonasera e ringraziamo come al solito Andrea nel backstage che ci ha accompagnato in questa avventura. Allora, Aldo, cominciamo subito come si dice in media stress. Allora, io ho una domanda per te. Marcello ha fatto un'introduzione necessaria perché tu ci hai giustamente bacchettati quando abbiamo parlato di noto servizio. Ti vedo che sorridi. L'introduzione è stata sin troppo elogiativa, il che è una cosa che di solito ti mette nei guai perché crea aspettative nel pubblico che poi magari se non riesci a mantenere a tuo livello di una presentazione dice tutto qua. No, no, assolutamente. Ci pensiamo noi adesso a tirar fuori qualcosa di succoso. Allora, intanto cominciano a collegarsi tanti amici, anche Franco Martinez che salutiamo. Allora, Aldo, io ti vorrei chiedere quali sono le origini storiche di quello che noi abbiamo improvvisamente chiamato noto servizio, la funzione di questo che, come tu giustamente hai puntualizzato, non è un vero e proprio servizio segreto, e anche se vuoi darci un accenno sulla controversia del nome. Prego. Cominciamo da una cosa. Strutture del genere corrispondono all'esigenza dei servizi segreti di esternalizzare, usiamo questa espressione più moderna, alcune lavorazioni un po' imbarazzanti, o perché c'è motivo di temere la magistratura, o perché c'è timore che la stampa possa tirar fuori qualcosa, o perché all'estero questo potrebbe creare situazioni imbarazzanti, eccetera, o magari spesso perché c'è uno scontro fra servizi segreti dello stesso paese per rivalità. E allora si cerca di spostare queste lavorazioni imbarazzanti a gruppi di persone che ufficialmente non c'entrano niente con il servizio. Quindi non è un'organizzazione, è una funzione che di volta in volta viene attivata. Il primo che fa questa operazione, sia pure in modo un po' sui generis, è il generale Roatta, capo del servizio segreto militare, che organizza in periodo fascista, eccolo qui, lo vedo in tutta la sua mole, che organizza l'assassinio dei fratelli Rosselli in Francia, e appunto perché all'estero si poteva rischiare di coinvolgere qualche ufficiale del servizio. E quindi l'operazione viene fatta sempre tramite alcuni uomini del servizio segreto militare, che però agiscono ovviamente in modo coperto, attraverso un'organizzazione estrema destra francese, la Cagoule, che saranno quelli che poi assassineranno i due leader antifascisti. Dopo questo modello, sia pure in modo diverso, verrà ripreso per quattro volte diverse. Ci sono quattro edizioni di questa funzione esterna del servizio militare. La prima è del 1946, sopravvive qualche anno, e coincide con uno più o meno con un'organizzazione politica metà monarchica, metà fascista, che era l'Armata Italiana di Liberazione. Poi un incidente porterà a scoprire un traffico d'armi in cui era implicato un ufficiale collegato al servizio, che tra l'altro, guarda, temo si chiamasse Zanella o qualcosa del genere. Questo è... Volta via, però non c'entra con te perché è d'altra regione. E quindi viene sciolto il servizio, viene poi ricostituito in una seconda occasione e più o meno coincide con Pace e Libertà, il movimento messo su
da sogno e da cavallo. Pace e libertà, che in qualche modo organizza le iniziative anticomuniste a livello di fabbrica, di sindacato, eccetera. Poi anche questo verrà sciolto, anche perché Sogno esagera nel chiedere soldi alla Fiat per il ricatto, per una storia molto complicata di traffici fra la Fiat e i paesi dell'est, tenta di ricattare anche la Democrazia Cristiana per uno scandalo di tangenti, cosa vuoi che facessero, e quindi Sogno viene rispedito a fare l'addetto presso l'ambasciata a Washington e viene sciolto. Poi c'è una terza costituzione, che è quella che coincide con il convegno di Parco dei Principi, e che sostanzialmente recupera i reduci della Repubblica Sociale. Questi a loro volta verranno sciolti nel 72 perché il segreto comincia a essere troppo conosciuto, vengono fuori delle indiscrezioni, in qualche modo poi si ricostituisce in occasione della fuga di Kaplan dall'ospedale militare del Celio, dove il segretario organizzativo di questo movimento, che è ad Alberto Titta, sarà lui. Adesso, infatti, su questo abbiamo una domanda proprio pronta per te. Io direi, Marcello, che puoi introdurre questo tema, visto che Aldo già si è portato un po' avanti. Sì, ci è arrivato. In effetti questo lo dicevamo, lo discutevamo anche col professore l'altro giorno, la figura di questo ex pilota di aviazione della Repubblica Sociale è un po' l'uomo simbolo, se c'è un, diciamo, un frontman di questa organizzazione, certamente è quest'uomo, perché la sua figura attraversa, diciamo, tre degli episodi. Ripetiamo il nome, però, Marcello, ad Alberto Titta, quindi un nome che tra l'altro si dimentica difficilmente. Esatto. E dalla fuga di Kappler, che citavamo prima, passando per il caso Moro, fino al rapimento di Ciro Cirillo. Ecco, io le chiedo, professore, un ritratto di Titta, e le allego però anche una domanda che è proprio una mia curiosità. Anche che io sa. Scusa Marcello, anche perché tu hai appena citato tre episodi distanti anche temporalmente tra di loro, forse è un fazzoletto di anni, perché 77 Kappler, 78 Moro e 81 Cirillo, quindi, okay, quindi un fazzoletto, giusto per contestualizzare un attimo con il pubblico, appunto. Aspetta, Aldo sta parlando, no, ma il microfono spento. Sì. Tu stavi facendo una domanda, Marcello, ti ho interrotto. No, era una curiosità in allegato, che io ricordi, almeno io, se lei l'ha visto mi farebbe piacere lo dicesse a me per primo, perché ne sono io non ho mai visto da nessuna parte una fotografia di Adalberto Titta, che è un'altra cosa curiosa. Sì, io ho faticato tantissimo a trovarla. Sapete dove? No. Sulla lapide della sua tomba. Ecco. Unica foto, nessun'altra mai tra. Di Titta però vorrei ricordare una cosa, lui è nel noto servizio sostanzialmente già dal 65, quindi in qualche modo, anche se lui non ha avuto un ruolo diretto, in qualche modo viene coinvolto sia in Piazza Fontana che nella strage di Piazza della Lepre. Quindi, insomma, il personaggio è un capitano di lungo corso. Poi finirà con la trattativa per Ciro Cirillo, e che non gli porterà bene, perché l'episodio dell'81, dell'aprile 81, è lui con il documento di tenente colonnello dell'Aeronautica e del servizio segreto militare, entrerà e uscirà dal carcere per contattare Cutolo. Quindi, insomma, in qualche modo
molto esposto nella vicenda. Però la cosa non gli porterà bene, perché a novembre morirà, circostanze un po' strane, morirà per un infarto. Però la cosa strana è che viene portato in un ospedale militare vicino, dove la prima cosa che fanno lo sedano. Mai sentito che un infartuato di sedato. Vabbè, comunque non sopravvive e il giorno dopo viene disposta la cremazione. Viene cremato. Quindi devo dire che non gli ha portato molto fortuna quel trattativo. Non ha portato molta fortuna anche a molta altra gente. Cioè, molta gente ci ha rimesso la pena. Quindi Titta è questo, Titta è un pilota importante della Repubblica Sociale, pare che fosse anche abbastanza bravo, che però inizialmente non ha particolari rapporti con il reducismo fascista, finisce in galera e in galera sarà compagno di cella di padre Enrico Zucca, cappellano del noto servizio. E perché Zucca aveva ospitato nel suo convento la salma di Mussolini, che era stata trafugata dal cimitero del Musotto. Molti pensano che per questo Titta fosse già in qualche modo... No, in realtà Titta arriva tardi, arriva nel 65 in questo tipo di operazione. Lui era un geometra, esperto, e questa è una cosa interessante, faceva perizie soprattutto sugli incidenti d'auto. Sugli incidenti d'auto? Sì. Molto interessante. L'auto era uno dei sistemi preferiti dal noto servizio per eliminare avversari politici o personaggi scomodi. È interessante questa cosa. Questo degli incidenti d'auto è poi un filo rosso che ci collega anche ad altre cose. Quindi questo è Titta. C'è un episodio divertentissimo che ho trovato. A un certo punto, in un documento che troviamo, si dice che lui ha partecipato ad eliminazione di personaggio, non siamo riusciti a identificare. Però c'è un particolare: in questo scontro lui avrebbe ricevuto una coltellata che gli avrebbe tagliato di netto il pollice. Però per giustificare questa cosa, alla pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, dichiara che gli è esplosa in mano una bottiglietta di Coca-Cola e il vetro gli avrebbe tagliato. E in effetti io ho trovato le carte della causa che intenta la Coca-Cola. Quindi poi la cosa è strana, perché lui abitava in Viale Sempione praticamente. Si immagina che la bottiglietta di Coca-Cola gli sia esplosa in casa. Non si capisce perché è andato a farsi medicare all'ospedale Fate Bene Fratelli, che non è proprio esattamente a due passi, quando aveva ben altri ospedali vicini. Anche questo è un dato particolare. Però nonostante ciò non siamo riusciti a trovare, perché anche il nucleo del ROS dei Carabinieri ci ha provato, non siamo riusciti a identificare chi sarebbe stata la vittima di questa vicenda. Quindi il personaggio è questo. Allora, però tu prima, Marcello, sì, nella domanda accennavi anche alla fuga di Kappler. Vogliamo ricordare un attimo l'episodio, perché vale la pena, sì, anche per la modalità della fuga di Kappler, perché sì, uno chissà che si immagina, no? Come l'avranno, innanzitutto chi era Herbert Kappler. Andrea dovrebbe avere una foto per farci vedere, eccolo, questo bel signorotto stempiatello. Era uno che si è ammazzato, per esempio, della strage delle Fosse Ardeatine, tanto sì, per rimanere sul noto.
Lui era, il professor Giannulli mi correggerà se sbaglio, doveva essere il capo del servizio segreto nazista durante l'occupazione di Roma, uomo sventurato in amore, ma a quanto pare molto più fortunato, visto che ha scampato un giusto ergastolo che gli era stato affibbiato. Era prigioniero a Roma, perché credo che lui abbia fatto anche il processo, uno dei pochi nazisti che eravamo riusciti a processare e addirittura a imprigionare. Grazie Andrea, puoi togliere la foto. Uno dei pochi nazisti che eravamo riusciti a ingabbiare, magicamente svanisce nel nulla in modalità che io ritengo geniali. Ecco, Aldo, ci vuoi illuminare su questa modalità? Kappler era il capo del servizio segreto dei tedeschi ed è quello con cui si in qualche modo organizza la strage delle aziende. Per un po' di tempo rimane latitante, poi viene beccato, viene processato, condannato. La Germania, tenuto conto di una cosa, che Kappler non era SS, era Wehrmacht, quindi esercito. I tedeschi sulle SS non alzavano le mani, però la Wehrmacht se la sono sempre difesa. Se andate tuttora al museo di storia dei tedeschi a Berlino, vedrete che, per carità, delle SS si parla benissimo. La Wehrmacht però no, sono soldati, hanno eseguito gli ordini, e tuttora è un capitolo imbarazzante. E la Germania più di una volta aveva chiesto la grazia, il rilascio, la riduzione, magari gli arresti domiciliari in Germania, insomma, un po' di cose. Mai stato possibile ottenerlo, perché ogni qualvolta si suscitava il problema, c'era una vera e propria insurrezione del ghetto ebraico, alle fosse arriatine di ebrei non sono stati suscitati parecchi. L'ultimo tentativo lo fanno nel 76. Nel 76 c'è un problema: l'Italia ha chiesto un prestito, l'ha avuto, qualche modo la Germania riesce a ottenere, vabbè, sentite, lo facciamo scappare e chiudete gli occhi. Cosa viene fatto in questa maniera? Lui evade ufficialmente perché è piegato in una valigia portata dalla moglie. Freud, Kappler, che, come disse all'epoca il ministro della difesa Lattanzio, la signora Kappler è una donna molto robusta. Molto robusta. Perché è stato fortunato in amore, ma se no, aver sposato Ursus non era neanche una cosa tanto. In realtà questa storia non sta in piedi. Molti anni dopo abbiamo saputo che Kappler è uscito sulle sue gambe, che a riceverlo è stato l'avvento, che lo ha portato in auto fino al Brennero. Prima è stato visitato dal professor Pedenovi, che era del noto servizio, si è assicurato che fosse in condizioni fisiche tali da poter affrontare il viaggio. Teniamo presente una cosa, che onestamente la cosa all'epoca venne ritenuta una bugia infame. Invece no, in realtà Kappler era ammalato di tumore e in fase piuttosto avanzata. Tant'è vero che un anno e otto mesi dopo morirà per quel tumore. Quindi prima viene fatta la visita, poi viene consegnato a due ufficiali medici dell'esercito tedesco. Quindi, come vedete, entra ufficialmente l'esercito tedesco e quindi il governo in questa vicenda. E viene portato in Austria, dove poi
resterà con la moglie, quella famosa, la sollevatrice di pesi, e morirà nel gennaio del 79, se non sbaglio. Quindi un anno e 5. È stata una fuga breve ma intensa. E beh sì, insomma, la cosa però all'epoca, ricordo, costò la poltrona al povero Lattanzio, il quale peraltro era della corrente di Andreotti. Io so qualcosa, perché all'epoca è iscritto in facoltà scienze politiche, c'era il segretario di Lattanzio, Gianotto, con il quale io buoni rapporti, e lui mi confessò che il povero Lattanzio era stato tenuto all'oscuro di tutto, tant'è vero che, indignato per questa cosa, lascerà la corrente di Andreotti e passerà ad altra corrente della Democrazia. Però verrà compensato in qualche modo, perché gli toglieranno il ministero della difesa, però gli daranno due ministeri, non uno, due: la marina mercantile e i trasporti. Beh, insomma, messi insieme fanno quasi il ministero della difesa, quindi verrà risarcito meglio suo. E questa è la vicenda della fuga di Kappler, ormai accertatissima, perché per esempio il professore, il medico che lo ha esaminato, depose e riconobbe di averlo, diciamo, visitato, che gliel'aveva portato ad Alberto Titta, eccetera, eccetera. Quindi ormai questione acclarata definitivamente. Scusate, qui domanda, perché io veramente non so, non ne conosco la risposta. E quale sarebbe il coinvolgimento di Titta invece nella vicenda Moro? Ecco, nella vicenda Moro il discorso è più complicato, perché Titta è quello che manovra per sapere dove è la prigione. Ok. So, è quello che stabilisce rapporti, per esempio, con Turatello. Titta poi, tenete presente che in tutto questo c'è un personaggio molto particolare, del quale non si parla mai, che è il padre Enrico Zucca. Di cui prima. Sì, Enrico Zucca, che è uno che è stato sempre sul campo e che morirà fino all'ultimo. Lui muore nel luglio del 79, a giugno, mese prima, lui è stato in Svizzera tentando di depositare titoli di azioni, eccetera, falsi, falsissimi. Però tentava in qualche modo di piazzare, bisogna riconoscere, la professionalità fino all'ultimo. Ha tutta una storia. Intanto era i rapporti diretti con Mussolini nella Repubblica Sociale, e Mussolini gli darà i soldi per costruire l'Angelicum, che sarà il suo fiore all'occhiello. Poi lui in qualche modo viene fuori in questa storia della trasfigurazione della Salma. Poi dopo sarà molto attivo nel tentativo di piazzare le memorie di Mussolini, il diario di Mussolini, falso, falsissimo anche quello. Era bellissima operazione. Poi di nuovo viene fuori in altre vicende del noto servizio, rispunta nel caso Moro, oddio, rispunta anche in storie meno edificanti, di tangenti, di imbrogli, riciclaggio di denaro di mafia, non si è fatto mancare niente. Nel caso Moro c'è una cosa molto interessante che non è stata mai approfondita veramente. Allora, un brigadista sarebbe andato a pentirsi, a confessarsi da padre Zucca, e avrebbe detto come si sarebbe potuto salvare Moro. Zucca offrirà 3 miliardi al Vaticano per fare un fondo ancora più grosso per il riscatto di Moro. Cosa interessante che però la lettera di Zucca, dove dice queste cose, è del giorno 5
però arriva a Roma, quando dice la Scarogna, il 9, il giorno in cui Moro viene ammazzato. In realtà lì dietro si capisce che ci sono tutta un'altra serie di operazioni non proprio limpidissime, in cui il vero problema non è Moro, della cui vita non gliene fregava niente a nessuno. Ma cosa aveva detto Moro alle Brigate Rosse, il suo memoriale? Il rischio di un'enorme scala. E infatti il memoriale di Moro poi lo ritroveremo a rate, a pezzi, la prima volta nell'ottobre del 78, poi dopo 13 anni nel 91, poi un altro pezzettino verrà fuori ancora dopo, ma poca roba. E nel complesso, mettendo insieme i pezzi, si capisce che non sono tutti, che ce ne sono altri che ancora non sono venuti fuori. Ecco. La battaglia era quella su questo documento, i soldi, eccetera, erano su questo. C'è una domanda, scusate, è una cosa che non facciamo molto spesso, però ci permette di collegarci al terzo personaggio che avevamo citato. E la domanda è di Davide Di Palo, che dice: possiamo dire che con il rapimento di Moro Titta ha provato a fare il giochino che poi gli è riuscito 3 anni dopo con Cirillo? Sembra una domanda interessante. Sì, apparentemente sì. Andrea ci fa, ecco, Ciro Cirillo, nella sua forma non più smagliante, forse. Eccolo qua. Sì, però sono due casi molto diversi fra loro, anche perché è diversa la statura dei personaggi, la dinamica. C'è il problema che Moro muore perché sa troppe cose. Cirillo è un personaggetto locale, ladruncolo locale. Oh, a proposito di padre Enrico Zucca, scusatemi, ma ho dimenticato di dire un episodio che merita. No, perché illustra il personaggio. Padre Enrico Zucca era il confessore di una signora sposata a un ufficiale nato americano, molto ricca. A un certo punto succede tutto un problema. Ecco, probabilmente non era proprio solo il confessore, c'era un rapporto in più, un po' più in più. A un certo punto, niente, padre Zucca evidentemente si stufa e non la riceve più. La signora tenta in tutti i modi, anche perché nel frattempo padre Zucca, con la scusa di fare di amministratore, ha recuperato tutto quello che aveva la signora. Allora la signora, non sapendo come fare per essere ricevuta, sapeva che padre Zucca diceva messa a una certa ora, a un certo altare della chiesa di Sant'Angelo, va lì. E i frati la vedono. Padre Zucca evita di uscire. E i frati escono prima per convincere la signora la signora non vuol sapere, qualche spintone eccetera, risultato i frati la menano in santa ragione, trauma cranico, ricoverata all'ospedale. No, il bello è che poi ci sono tutte una serie, lei spediva delle lettere all'unità, io poi ho trovato la lettera di padre Zucca alla signora Evelina, a cui dice: ma perché mi hai fatto questo? Rivedi queste cose ai miei nemici, dopo quello che c'è stato fra di noi. No, veramente un pezzo d'antologia. Sarebbe dispiaciuto non ricordarlo, ecco. Per fatto molto bene. Marcello, allora, qual è la prossima domanda che abbiamo da fare al professore? La prossima domanda, proviamo a affrontare forse un capitolo finora meno esplorato. Aspetta un attimo, Aldo, sì. Potresti levare... Perfetto, mi hai capito al volo. Un capitolo forse un po' poco esplorato, che però il professor Giannulli ha trattato nella introduzione di un libro che è uscito da poco per la edizione Mimesis, se la memoria non mi inganna, e nel quale è raccolta una serie di articoli di Mino Pecorelli, e prima c'è un saggio introduttivo molto interessante
del professore. Ecco, Pecorelli è il noto servizio. Da questo saggio, io l'ho letto, emerge uno piccolo scambio tra lui e questa diciamo entità e reciproca. Ecco, quale potrebbe essere stato il rapporto o i rapporti eventuali tra Mino Pecorelli e questa entità? È una storia piuttosto complicata che inizia durante la guerra. Siamo nel 1944, in Italia è arrivata, a seguito degli alleati, l'armata polacca di liberazione guidata dal generale Anders, e Pecorelli è l'addetto stampa del comando di Anders. Nasce lì. Oh, c'è un piccolo particolare interessante. Una delle tecniche utilizzate dai polacchi, che devo dire onestamente ci sono ragioni, erano violentemente anticomunisti, ma insomma, dopo quello che gli era successo in Russia, la storia di Papin, eccetera, avevano le loro ragioni, la riconoscono. Beh, loro utilizzano una tecnica per eliminare gli avversari politici. Indovinate quale? Quella dell'investimento automobilistico. Oh, la cosa interessante è questa. Viene riorganizzato nella sua seconda fase perché arriva in Italia un personaggio che ci ha fatto impazzire, poi vi diremo perché. Un personaggio che era nell'armata di Anders, tale Otinsky, che in qualche modo mette su il noto servizio, il quale peraltro poi sarebbe andato in Israele, molto probabilmente era uomo anche dei servizi israeliani. Dunque, questo Otinsky ci ha fatto impazzire letteralmente. A un certo punto eravamo convinti che fosse solo un nome di copertura. In realtà vai a vedere come si chiamava veramente. Tant'è vero che Stefania Limiti nel suo libro dice Otinsky, chissà come si chiamava. Invece no. Questo, noi pensavamo questo perché abbiamo cercato in tutti i modi, in tutti gli archivi, servizio segreto militare, comando militare, ufficio storico dell'esercito, ministero dell'interno, guardia di finanza, presidenza del consiglio, non veniva fuori. Ebbene, di quelle cose che poi ti direi cazzotti in testa, uno non veniva fuori perché noi cercavamo Otinsky con la O, quello si chiamava Otinsky con l'H davanti. Ecco. No, tant'è vero che poi con l'H abbiamo trovato al servizio segreto militare un po' di roba, ma la cosa più umiliante, devo dire, confessato, cioè di quelle cose che poi ti senti una monnezza quando... No, abbiamo scoperto che la nipote era docente all'Università di Milano, e tra l'altro nello stesso stabile dove stavo io. Cioè, di quelle cose ti prendi a schiaffi, perché cioè, più brillanti di così. Comunque Otinsky era un grande personaggio, perché la nipote era figlia del fratello. Oh, tra l'altro, a complicarci la vita c'era una cosa: dove era nato questo personaggio? Etichetto. Sembrava che lui e il fratello fossero nati in città diverse. No, non erano città diverse. Era una è il nome della città e l'altra era il nome della frazione di quella città. Poi, vabbè, ma che cos'era? Polacco? Sì, no, però non era proprio polacco, perché quando nasce nel 1905, quello è impero russo. Quindi poi ci sono tutta una serie di questioni di confine, eccetera, eccetera, e spunta fuori questa storia del polacco. Ma in realtà c'è tutto questo groviglio dietro. Ci ho perso mesi di lavoro a presso Otinsky, che però è un personaggio notevole, perché è proprio il teorico, se vogliamo,
dell'esternalizzazione di questo tipo di servizi. La ripresa del modello di Roatta è però molto più raffinato, molto più... E infatti nel documento iniziale, la nota confidenziale che ci parla del nuovo servizio, e che lì inizia i nostri guai, ci parlano di questo signor Otimsky con la O senza la H, che sarebbe in Israele, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco come l'abbiamo scoperto. E la nota confidenziale del 4 aprile 72 è una cosa che in qualche modo ci apre la sala ricchissima di notizie. 7 pagine fitte, fitte, fitte. Mi dispiace non avere qui il tempo per poterla... Ultima cosa, questa storia dell'anello, chiariamolo. Questa organizzazione non si è mai chiamata Anello. Succede che un test riferisce ai carabinieri del ROS di una conversazione che avrebbe avuto al suo tempo con Titta, nel frattempo defunto, nella quale Titta gli avrebbe detto: guarda che noi in realtà avremmo dovuto essere l'anello di congiunzione fra il servizio militare e il potere politico. Non era un nome. Questa cosa piace moltissimo al mio amico Massimo Giraudo, allora capitano, adesso chiaramente colonnello, che intitola il suo rapporto sull'anello, che però voleva essere la ripresa di questa idea, di questa funzione, dopodiché è diventato ufficialmente il nome, ma non si è mai chiamato anello. E quando siamo andati a vedere negli archivi la parola anello, non ci lascio dire niente. Come anche noto servizio è un'espressione usuale nei servizi segreti, ma anche negli uffici in generale, per cui se parliamo di una cosa che ha fatto oggetto di precedenti comunicazioni, diciamo il noto personaggio, la nota organizzazione di cui al, in realtà neanche noto servizio sarebbe. Questi istituzionalmente non avevano un nome, era una funzione esterna, priva di nome. Allora, a questo punto devo farti una domanda e ti chiedo sempre di silenziarti così non sentiamo il ritorno, grazie. Allora, tu dici questa è un'entità che non ha nome, che si attiva sostanzialmente alla bisogna. Allora, c'è una intervista rilasciata al settimanale Oggi nel 2011 da Licio Gelli, il venerabile Licio Gelli, di cui abbiamo una foto a me molto cara perché, ecco, quello dei polletti JFK. Ok, grazie Andrea, io non posso non ricordare ogni volta questa cosa, lo so. Quelli che preparano i pacchi per Babbo Natale. Ma all'ultima puntata ci concediamo anche sì, di queste sì, cose. C'è sì, questa intervista di Gelli nel 2011 dove alla domanda se Andreotti fosse il capo, il vero capo della loggia P2, Gelli dice no, per carità, io Licio Gelli avevo la P2, Cossiga aveva Gladio, abbiamo anche una foto se non sbaglio del buon Cossiga che ultimamente sta tornando molto in auge con il suo video mentre prende a schiaffi idealmente Luca Palamara, e quindi Gelli dice io avevo la P2, Cossiga aveva Gladio, Andreotti aveva l'anello, quindi ecco Gelli fa questa spartizione. Allora innanzitutto vorrei chiederti appunto tu come commenti questa dichiarazione di Licio Gelli, ma un'altra domanda che invece mi sorge ascoltando le tue parole: se questo era un servizio senza nome con uomini che venivano attivati come dicevo alla bisogna, chi era materialmente che attivava queste figure, questi uomini? Allora, premesso che Gelli probabilmente era al corrente dell'esistenza di questa struttura, non so però quanto ne sapesse, fino a che punto fosse informato. Ma lui utilizza il nome Anello, darebbe bene che
solo perché nel frattempo c'era stato il libro, quindi ormai quello era l'anello, e lui usa quel nome tanto per capirsi e farsi capire. Oddio, sì, è vero che Cossiga era il santo protettore di Gladio, lo sarà anche dopo, però dire che Gladio appartenesse a Cossiga non è particolarmente corretto. Gladio era una struttura semi-ufficiale del SID, era il SID parallelo, il nome nasce in quel momento, ma aveva un rapporto istituzionale perché doveva attivarsi in caso di invasione. L'anello, il cosiddetto anello notoservizio. Ecco, ci sono due episodi divertenti che posso riferire. Quando l'allora capitano di Raudo va a sentire l'ex ministro Taviani e gli chiede di questa struttura, Taviani, che detto fra di noi era il primatista europeo delle bugie, una quantità di sciocchezze, usiamo questa espressione, nelle sue memorie, assolutamente incommentabili. Però fuori interrogatorio gli fa una battuta, gli dice: ma siete andati a vedere la struttura della presidenza del Consiglio sulle zone di confine? In effetti io poi andrò a vedere questa roba, anche questo è stata un'operazione per provarla, vabbè. Non è proprio, dice, zone di confine è il noto servizio della stessa cosa, però ci sono dei rapporti ed è interessante. La seconda cosa connessa che posso dire, io ero in rapporti molto buoni, posso dire, onorarmi di essere stato amico di Iso Aniasi. Scusami, non ho capito. Iso Aniasi, l'ex sindaco di Milano e poi ministro socialista. Sì, sì, diciamo Aldo all'anagrafe, giusto, professore? Sì, Aldo all'anagrafe, però lui ci teneva a essere chiamato Iso perché il suo nome di copertura durante la resistenza. Sì, no, l'ho detto solo per chiarire. Infatti io l'ho sempre chiamato Iso, lui ha sempre voluto essere chiamato così. Dunque, Aniasi incontra Taviani, col quale aveva un rapporto fra ex partigiani, insomma, e gli dice: ma tu lo sai, questo poi mi verrà detto da Aniasi, ma tu la sapevi questa cosa del noto servizio? E Taviani lo guarda in faccia e dice: noto servizio, noto servizio. Il servizio, come dire, il servizio militare, quello è, di che stai parlando? Però scusami Aldo, una domanda, tu prima parlavi degli uffici nelle zone di confine e dici che c'era una vicinanza tra questi uffici e che cosa intendi? Beh, ci sono dei punti di contatto, alcuni personaggi che svolgono un ruolo prima da una parte e poi dall'altra. Queste sono tutte strutture che hanno una storia lunga e complicata. Non solo, ma in cui non è che proprio tutto sia legato a oscure vicende, trame politiche. Allora, questione di soldi. Ad esempio, scopriremo che l'ufficio zone di confine a un certo punto dovrà finanziare strutture che difendessero l'italianità. Fra le strutture verificate, insieme a tante altre, c'è il circolo canottieri Lazio di Roma, che non è proprio una zona di confine, mo, a essere onesti, Roma. Non so, Roma Nord e Roma Sud. Ma poi soprattutto il circolo canottieri, cosa vuoi che... modo per dargli un po' di quattrini. Quindi talvolta il legame è anche banalmente questione di soldi. Non pensate che questi fossero solo intenti 24 su 24 a fare trame. Grazie a Dio, se potevano, come dire, tirare quattro paghe per il lesso, lo facevano.
Quindi, quindi questo è anche l'Italia è sempre l'Italia, cioè, non dimenticatelo mai. Ecco, l'ufficio zone di confine è un'altra carta molto interessante, è il segreto che è stato mantenuto per decenni. Pensate che a un certo punto fra gli storici c'era la convinzione, e me ne dà atto un collega che ha scritto un libro sulla storia dell'ufficio affari di confine, mi dà atto, dice, ma veramente fra gli storici a un certo punto c'era la convinzione che era una leggenda, era una voce che andava in giro, ma questo ufficio non è esistito mai. Fino a quando poi c'è stato Aldo Giannini che ha trovato sano sano l'archivio e ce lo ha proposto. Una cosa in cui combinai un po' di casini, per cui poi dopo ho ricevuto una lettera dalla Presidenza del Consiglio che mi ha posto tutto ringraziandomi del fatto di aver in qualche modo provocato il riordino di quelli... dici quali casini avevi provocato, se puoi un accenno. Che l'avevo riferito al Procuratore della Repubblica, il Procuratore della Repubblica aveva ordinato di farci vedere qui, non avevi idea di dove ha trovato, di che stalla era a Castelnuovo di Porto alla Protezione Civile, in che stato era questa roba. Devo dire che in quell'occasione il Presidente del Consiglio, all'epoca Berlusconi, devo riconoscere, si comportò molto bene. Telefonò al Procuratore della Repubblica di Brescia D'Aquini, assicurò che nel giro di 2 settimane sarebbe stato riordinato tutto. Quando io andai, trovai tutta la roba non solo riordinata, spolverata, messa a posto, i tavoli, le sedie, eccetera, eccetera. Solo che questo probabilmente provocò qualche lavata di testa ai responsabili della struttura per la situazione precedente. Quindi, e infatti, nella lettera è ancora vivo il ricordo nel nostro ufficio del suo passaggio. Va bene, allora Aldo, prima di lasciare spazio alle domande del pubblico che sono tante, faremo una selezione come al solito, continuate anzi a farle, c'è un'ultima domanda, Marcello la vuoi farla tu? Sì, allora abbiamo individuato 4 fasi, diciamo, storiche nelle quali questa entità si è attivata e ha avuto un ruolo. Però ecco, tutti gli studi che sono stati fatti, manca una, come dire, una data di fine attività, una data di chiusura dell'attività. Esiste questa data di chiusura e eventualmente, se non esiste, c'è la possibilità e ci sono tracce di attivazione anche in tempi recenti di questa unità? Allora, precisiamo una cosa. Siccome questa era un'entità evocata all'occasione, non c'è mai una data di chiusura. C'è uno scioglimento di fatto, anche le altre volte. Non è che c'è l'atto, ci fu solo una volta nel 72 per cercare di tenerli buoni, gli concedono la pensione per dargli i soldi che gli davano prima, ma a parte questo non c'è mai un atto. L'ultimo atto che parla di questo cos'è? Nel 91, quando scoppia il discorso di nuovo SID parallelo, non SID parallelo, Craxi chiede notizie ai suoi dicendo cos'è questa storia. E uno dei suoi, che non abbiamo identificato, la lettera non firma, gli dice, ma guarda che una struttura con queste caratteristiche così, 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 è sempre esistita ed esiste. Siamo nell'ottobre del 90, cioè quando scoppia
il famoso caso sul sito parallelo, perché Andreotti per la prima volta ammette che il sito parallelo c'era ed era Gladio, e questo gli risponde: no, guarda che non è Gladio, anche se formalmente sì, ma è un'altra struttura che è sempre esistita ed esiste. Altre tracce almeno io non ne ho trovate, non vi so dire. Qualche volta si è un pochino dubitato che esistesse qualcosa del genere durante la nostra missione in Somalia, dove appunto sapete che sono imbrogli. Un'altra volta c'è stata una cosa strana nel centro Scorpione di Trapani, dove per la lotta alla mafia. Ma scusa, non ho sentito l'ultima cosa che hai detto, il centro Scorpione di Trapani. Cioè, sì, era un centro di addestramento della Gladio che doveva essere adibito alla lotta antimafia, che però poi in realtà scoppierà lo scandalo e cioè non se ne farà niente. Quindi, come vedete, ci sono lampi, ma insomma, cose concrete. Non sarei stupito di scoprire che c'è stata ancora per molto tempo, forse c'è ancora, forse ci sarà, non lo so. Bene, senti Marcello, a questo punto io direi che possiamo cominciare a fare al professor Giannulli qualche domanda da parte del nostro pubblico. Ne hai selezionata una in particolare? Più di una, però parto da una delle ultime che è arrivata, che mi sembra particolarmente interessante. Ce la pone Andrea Di Pietro e dice: nell'ultimo processo per la strage di Bologna, nell'agenda di Gilberto Cavallini è spuntato un numero di telefono riservato che potrebbe ricondurre a Luciana Piras, moglie di Carlo Titta, legata sentimentalmente al fratello Adalberto. La vicenda può essere credibile? Allora, questo è già emerso nel processo di Brescia dove sono stato consulente. Effettivamente c'era questo ruolo della signora Piras. Per quanto riguarda Bologna non vi posso dire niente. Essendo consulente in quel processo non posso dirvi niente. Però nel processo di Brescia è uscita questa storia. Posso solo aggiungere io una postilla di domanda, professore? Se la memoria non mi inganna, la moglie di Adalberto Titta lavorava alla SIP, o ricordo male? No, era proprio la signora Piras. Ah, ok, quindi la cognata. Esatto. Che lavorava alla SIP. La moglie poverina era una persona molto ammalata, che infatti morirà poco dopo la morte del marito, ma che già da molto tempo non si muoveva di casa. No, credo che non c'entrasse assolutamente niente con questa storia. Allora, a questo punto c'è un'altra domanda, dove Stefano Sacchetti chiede una curiosità: ci sono stati altri casi di legami tra parti della Chiesa e il cosiddetto noto servizio? Ma altre cose del genere io non ho, cioè proprio il ruolo di padre Enrico Zucca è un personaggio così, non lo so, più ogni giorno. Esatto, io ho fatto uno schizzo rapido, però non escludo, perché tenete presente una cosa, che noi del noto servizio non abbiamo beccato l'organigramma. Abbiamo parecchi nomi su Milano, un po' di nomi su Roma, sappiamo che c'era un gruppo abbastanza consistente nel Veneto, di cui però abbiamo un solo nome, quello di un industriale chimico tal Boate. Quindi vai a vedere in altre situazioni, no, non mi meraviglierebbe per una serie di ragioni che adesso non vi sto a dire, ma è possibile
c'erano peraltro organizzazioni, la cosiddetta Gladio Bianca, il gruppo della Chiesa Cattolica che organizzò le mostre e le iniziative sulla Chiesa del Silenzio, cioè la Chiesa perseguitata nei paesi dell'est, eccetera. Cosa sulla quale vi darò cose abbastanza piccanti, devo dire, il settimanale di Comune Liberazione il sabato. Purtroppo la collezione che avevo l'ho persa, però volentieri l'andrei a riscavare. Poi pensate, per esempio, ci sono state anche altre vicende di rapporti fra il servizio segreto, per esempio in Albania. In Albania ci fu, con la scusa del recupero delle salme che poi verranno portate a Bari, dove tardi si farà il sacrario dei caduti d'oltremare, ma in realtà i preti che lavoravano in questo nobile ufficio, visto che c'erano, facevano anche il doppio lavoro, e così anche altri. Quindi erano anni in cui non è che fosse così difficile una cooperazione. D'altro canto, insomma, che la Chiesa avesse l'impegno anticomunista, è storia patria. Certo. Allora, una domanda a te, quindi, Marcello, tocca a te, non litighiamo sì. Sulle domande. No, assolutamente, l'ultima puntata non è che... È una settimana intensa questa. Allora, la domanda ce la pone l'amico e collega Paolo Morando, che salutiamo, che ci sta seguendo, e dice, so che forse ci vorrebbe un'altra puntata intera, però domanda, se Aldo ci parlasse un po' di Tom Ponzi, sarebbe interessante. Tom Ponzi era stato nella Repubblica Sociale, tanto da studente di medicina. Qualcosa ho saputo anche perché era compagno di studi di un medico barese, padre di mio carissimo amico, e spesso ci ho parlato e qualcosa mi ha detto. Allora, Tom Ponzi più tardi mette su una agenzia investita. L'uomo non era banale, a dire del personaggio. Un giorno fanno una riunione di fascisti, siamo nel 46-47, quindi quando non era molto genico fare una riunione del genere, e mentre stanno gli arriva dalla finestra una bomba a mano, però non esplode. E Tom Ponzi ha il sangue freddo di prenderla e buttarla. Beh, sai, uno che non esita a prendere una bomba a mano che è stata già sfruttata, quindi potrebbe esplodere da un momento all'altro, e se ne libera, insomma, non è un personaggio banale. Lui organizza questa agenzia investigativa, che probabilmente ha avuto rapporti con i servizi al primo momento. Pensate a una cosa, che era particolarmente impegnata nel controspionaggio industriale. Era legata alla police industrie francese. Lui poi ha un ruolo in cause abbastanza importanti del periodo, ed era comunque amico personale di padre Enrico Zucca, solito giro. Quando nasce il noto servizio, lui è l'archivio del noto servizio. Tant'è vero che c'è una serie di note per cui si capisce che a un certo punto sposta l'archivio in Svizzera, e noi avremmo pagato molto per avere quell'archivio. Purtroppo non siamo. Lui ha avuto un ruolo anche interessante in Piazza Fontana, è lui che fa l'identikit che porterà ad Alpreda dopo, però.
E così rispondiamo anche a un'altra domanda che era proprio su questo. Poi il personaggio ha un ruolo importantissimo nello spionaggio telefonico, nello scandalo ANAS, tutte cose che in qualche modo poi verranno ricordate. Lui poi muore nei primi anni 90. Personaggio sempre molto attivo in certi campi. Allora, io ho un'altra domanda. Allora, Alberto Vanzani in questo caso chiede: tornando indietro, mi ha sempre incuriosito il rapporto fra Tortora e il suo caso, la sua vicinanza anni prima ad ambienti golpisti e a Sogno in particolare. So che è sempre complicato parlare di vittime, tra virgolette, ma potrebbe essere stato Tortora al centro di uno scontro tra servizi? No, non credo. Allora, Tortora in realtà viene coinvolto nella faccenda del golpe bianco perché credo che lui fosse nel Consiglio Nazionale del Partito Liberale, dove c'era anche Sogno, e lui credo che fosse vicino a Sogno. Però guardate che anche Sogno è un personaggio più complesso, non è il golpista. Certo che ha avuto alcune idee, ecco, diciamo così. Però il personaggio era... Io l'ho anche conosciuto, l'ho anche incontrato in commissione strana. Allora, non credo che Tortora abbia mai avuto un reale rapporto con lui, anche perché il personaggio che il noto servizio aveva nella radio televisione, che partecipa al colpo di stato di Borghese, essendo lui quello che doveva fare da guida negli studi della RAI, e che peraltro interrogato lo ammetterà, dichiarerà, sì, in effetti, cioè, non era Tortora, era Febo Conti, quello di chissà chi lo sa. E la storia d'Italia è ricca di impreviste. Allora, Marcello, io non ho mai visto così tante domande durante una puntata, tutte molto... Sì, molto mirate. Aldo, lo vedo che sta... Altre tre. Va bene, allora, ne facciamo altre tre. Quindi gli ascoltatori ci perdoneranno, però io direi, Marcello, possiamo fare una cosa. Visto che le domande sono tante, all'ultima puntata vogliamo fare un regalo ai nostri affezionatissimi. Nei prossimi giorni le domande che non riusciremo a fare adesso al professor Giannulli gliele porremo e risponderemo uno ad uno a chi non ha ricevuto risposta questa sera. Quindi Aldo, non scappi. Tu stai facendo un regalo con quello che devo fare io. Ho sempre pensato verso quest'ora fare un regalo del genere. Vabbè, andiamo avanti, dai. Perdonaci, glielo dobbiamo a questi nostri ascoltatori molto affezionati. Certo. Allora, ultime tre domande per il nostro ospite. Vai, una tu, Marcello. Sì, allora, c'è una domanda di Mario Rostoni che mi sembra interessante. E allora, a proposito di Otimski, chiedeva se potesse essere un personaggio più legato al Mossad o all'Irgun, e poi chiede il giornalista del Borghese Mario Tedeschi, per il quale si è detto avesse legami con gli israeliani, in particolare con l'Irgun, credo che non abbia, forse voleva dire nella domanda, è un personaggio che può rientrare nell'alveo di questo tipo di entità, cioè potrebbe essere uno della compagnia di giro anche lui? Allora, una cosa per volta. Sì. In primo luogo, il giornalista del noto servizio, appartenente al parlamentare del Movimento Sociale, era Giorgio Pisanò. Mentre Mario Tedeschi, che era massone, era della P2, era amico personale e confidente di Federico Umberto D'Amato, aveva sicuramente rapporti con ambienti israeliani, ma non credo, no,
con l'Irvun non c'entrava niente, né lui né Odinski, lo escluderei. Perfetto. Odinski secondo me è molto probabile che sapesse qualcosa o del Mossad o dello Shabbat. Questo sì, ma altre cose no, questo non direi. Ok, allora Franco Martinez invece riprende la domanda che aveva fatto Andrea Di Pietro, che noi prima abbiamo tagliato, e chiede, nel caso di Fausto e Iaio, Titta potrebbe aver avuto un ruolo? Ad Alberto Titta, di cui stiamo parlando dall'inizio? Me ne sono occupato, sia pure con molta perplessità, dei compagni che si occupano della vicenda. Io ho sostenuto che potesse esserci un rapporto fra l'uccisione dei due ragazzi e i servizi. Insomma, ci sono degli elementi che lasciano pensare, guardando la distanza dal rapimento di Moro, l'uccisione di due ragazzi, che sono uno dei quali è dirimpettaio del covo di via Montenevoso, eccetera, qualche dubbio che viene. Non credo che però Titta abbia avuto un ruolo personale in questo. Questa è un'operazione che viene fatta con i fascisti romani che arrivano a Milano per l'operazione. Io sarei contento se Massimo Carminati ci dicesse cosa che sa di queste cose. Credo che l'operazione sia partita da un'altra parte. Dopodiché sono convinto che Alberto Titta poi sapesse perfettamente come era andata la faccenda. Visto sì, per carità. Ma non che abbia avuto un ruolo, non mi risulta, ecco, non ho elementi per dire ha avuto un ruolo in quella faccenda. Quella faccenda probabilmente è da mettere in relazione a qualcosa di più. Bene, allora tu hai selezionato una domanda in particolare, io sì, ne avrei una, però vai, do a te. Sì, no, di questa qui però taglierò la prima parte, mi scuserà Massimiliano che ci segue su YouTube, però mi sembra più interessante la seconda. La sinistra extraparlamentare poteva essere a conoscenza dell'esistenza e dell'attività di questa entità? Allora, la sinistra extraparlamentare ha svolto attività di controinformazione. La più celebre è il libro Passaggio di Stato. Diciamo che hanno lambito più o meno il rapporto fra estrema destra, via nuovo, e servizi. Questo sì. E qualche lampo qua e là c'è stato. Ma più di tanto no, perché questa è stata una storia custodita molto bene. Non è una storia di cui si è detto molto in giro, Qualche cosina è filtrata, ma mai in riferimento a come rivenienza di altri casi, ed è lampeggiato un nome, è lampeggiato una circostanza. Ecco, tu Aldo, in questo caso mi dai il là per fare una domanda con cui chiudiamo. Prego. Sai contare fino a tre? Okay, vai avanti, vai. Però a mia discolpa posso dire che questa è una mia domanda. No, non è vero, è la quarta domanda del nostro ascoltatore del pubblico, lo ammetto. Però è una domanda che avrei voluto fare anche io. In questo caso la pone Salvatore Livorno e dice, quindi, e mi aggancio proprio a quello che stavi dicendo adesso. Abbiamo giustamente citato vari tipi di servizi segreti, Gladio, la P2 e tutto quanto. Qual è quindi la peculiarità di questo che neanche sappiamo come si chiama? E qui chiudiamo. La peculiarità principale, secondo me, è di un servizio che è riuscito a operare, a incrociare tutte le vicende del dark side della storia repubblicana, restando oscuro
Dunque, io la nota confidenziale la trovo nell'aprile del 98. Quando la trovo e la porto ai magistrati di Brescia, cadono dalle nuvole, fuori la storia, e non sapeva niente nessuno. Quindi, fino al 1998, questo è rimasto veramente il segreto della Repubblica, custodito con molta attenzione. Ecco, sinceramente non so se qualcosa non sia arrivata alle orecchie del Partito Comunista. Di fatto c'è un momento in cui lampeggia questa storia, che dice la vicenda di Cirillo e il ruolo di Alberto Pittitta, che però rimane lì appeso, non risolto per molto tempo. Dopo. Bene. Allora, ci ha fatto anche la citazione il professor Giannulli. Incredibile. Infatti. Allora, caro Aldo, sei stato veramente molto gentile ad accettare il nostro invito. Grazie. Ci ha fatto veramente piacere chiudere con te questa rassegna, perché veramente è stata una puntata particolarmente intensa. Sei riuscito a dare anche un tocco di ironia laddove si trattano argomenti purtroppo molto tragici, e il pubblico ha apprezzato tantissimo. Hai tante attestazioni non solo di stima, ma proprio anche di simpatia. Ti hanno fatto tantissime domande, questo è sicuramente il segno che ancora una volta abbiamo contratto. Cosa? Per curiosità, quante? Allora, i commenti ad ora sono 77, di cui le domande non le ho contate, ma sono parecchie. E la maggior parte sono domande nei commenti. La maggior parte sono domande, sì, esatto. E infatti ci scrivono, ad esempio, Venavi Bay, grandi analisi e curiosi aneddoti, perché effettivamente stasera ci sono stati tanti aneddoti molto, molto interessanti. Andrea Mengolini, grande Giannulli, bravi tutti, di Franco Martinez. Davide Di Paolo dice: puntata su Cosa Ironica al punto giusto. Ecco, Aldo, sei stato eccezionale, un ospite eccezionale. Facciamo che nella prossima edizione organizziamo una puntata Giannulli contro tutti, domande a raffica per il professore. Vabbè. No, scherzo, prof. Scherzo. Allora, detto questo, io non so se c'è il nostro Andrea nel backstage. A questo punto salutiamo il professor Aldo, grazie per essere stato con noi. Grazie mille. No. Veramente, grazie tante. Eccoci qui. Allora, Andrea era pronto in regia, perché oggi l'abbiamo fatto lavorare poco, quindi non c'erano video, non c'erano. Quindi temevo si fosse glissato da qualche parte. No, invece, un giorno poi dedicheremo una puntata di Dark Side anche a lui, perché è la mente oscura che sta dietro. Il Dark Side di Dark Side. Ecco, allora, a questo punto, Marcello, con la malinconia di cui prima, non ci resta che salutare e concludere qui questa avventura nata quasi per caso con una telefonata tra me e te, sì, pochi giorni prima di andare in onda con dei mezzi veramente tecnologici. Perché non facciamo il lockdown? Sì, esatto, Alberto dice: grande chiusura, rimarremo orfani almeno fino alla prossima. Anche a noi mancheranno questi giovedì sera, che ormai erano diventati un appuntamento fisso. Ringraziamo, ovviamente, l'abbiamo fatto all'inizio, tutti gli ospiti che hanno accettato di aderire a questa iniziativa, che hanno creduto nel nostro lavoro, ma soprattutto, Marcello, il ringraziamento va quasi solo ed esclusivamente al pubblico, perché siete stati veramente, veramente molto affezionati, avete fatto tante domande, ci avete seguiti, ci avete dato veramente, veramente molto, molto affetto. E Marcello, a questo punto noi ancora non diciamo nulla, ma ci saranno
delle novità, ancora uno strascico importante di questa prima stagione, uno strascico di cui vi terremo presto aggiornati. E non vi nascondiamo, ormai l'abbiamo detto, che stiamo già lavorando a una seconda edizione, quindi continuate dunque a seguirci. Vi preghiamo di spargere la voce, perché dobbiamo diventare tanti, dobbiamo diventare tantissimi, sta diventando un polo di informazione veramente alternativo, perché poi con le vostre domande integriamo gli interventi degli ospiti, escono ulteriori spunti che magari non sono presenti nei libri da cui spesso partiamo per queste puntate, e speriamo di dare anche noi un contributo al disvelamento di alcune vicende particolarmente oscure della nostra storia recente. Detto questo, Marcello, grazie ad Andrea che è in regia, grazie a te per aver... per essere stato alla mia, in questo caso alla mia destra. Grazie a te perché ci siamo trovati bene a pedalare su questo tandem. Alla fine ci siamo trovati bene. Vabbè, ci eravamo già trovati bene, ci conoscevamo già lavorativamente. Al tuo libro. Grazie a tutti, grazie a... non possiamo citarvi tutti, Mario Rostoni, Daniela Allotta, Marco Pampiro, scusami se ho sbagliato l'accento, Venavi Bay, grazie veramente a tutti. Non ci resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima edizione di Dark Side. Ciao!